diciamo che Davide è tipo punto di riferimento che unisce tutti questi che accomunati da sta passione. Te la trasmette, è qualcosa proprio che senti, è come se la guidassi tu. C'hai i tempi giusti, hai le pause giuste, è una cosa come se guardassi un quadro, capito? Lui mi ha fatto conoscere il canale ieri sera, quindi sono emozionatissima. Che vengo qui e non mi aspettavo così tanta gente, non mi aspettavo così tante macchine diverse da tutti i marchi. Ci sono macchine elaborate, macchine storiche, macchine moderne, novità. Il Cironi è un grande, ogni volta che seguo i suoi video e li vedo e sono emozionanti e riesce a trasmettere l'emozione mentre guida ed è fenomenale. Il video il canale di Davide dalla recensione sulla Delta Integrale storica. Mi ha appassionato subito perché ti parla delle sensazioni di quella macchina più che le prestazioni che possono rimanere su carta. Invece quello che ne rimane dalla macchina è proprio quello che si prova alla guida. Ma vedi lui così giovane che riesce a accomunare così tante persone di età soprattutto completamente diverse, da ragazzi di 20 anni a comunque persone adulte, quanti è, e lui così giovane è wow, è grande. Riusciamo ancora a vedere questi belli eventi in giro per l'Italia. Le recensioni sicuramente che vedi prove che magari non immagineresti mai di poter vedere in canali attinenti al mondo auto, perché ecco, si punta più a provare quello che può essere veramente interessante per un appassionato d'auto e non quello che magari commercialmente può essere più utile. Mi piace come racconta la macchina, le emozioni che prova, mi piace proprio il modo di come racconta quando è alla guida e lo espone anche in modo naturale. È il terzo anno che veniamo di fila e sempre ben organizzato, è sempre un piacere e è sempre un onore anche. Unisce tutti gli appassionati d'Italia. Poi la guida di Davide Cironi è unica.
cioè te le fa proprio sentire nei video, qualche volta anche sembra che ci stai dentro. E... anch'io lo sento continuamente. È molto, molto figo, adesso partiamo per fare un giro tra le montagne e vediamo un po'. No, adesso io. Indescrivibile, ci sa fa. Poi qui voglio dire, ha tanto senso avere una moto sportiva, perché le strade sono belle, curve, uno spettacolo, il panorama meglio ancora. Vai Davide! Pazzesco, sto raduno numero uno, Davide. Attraverso le sue parole mentre guida, che secondo me è cosa abbastanza rara. È molto bello venire tutti gli anni qui, pieno di appassionati, c'è un bel ambiente, insomma, molto bello. Cos'è dove si accende? Anche questo? Quella si accende là dove l'accende. Ok, mo scegliete pure il padre. Oggi giornata bellissima, un bel sole, arietta fresca e un sacco di macchine. Secondo anno consecutivo che vengo qui al Drive Experience Day e tanta roba. Fantastico, non c'ho parole.
Italia in questo settore dell'auto sportiva è il migliore, c'è una qualità maggiore, cioè non c'è proprio paragone. Fatto bella esperienza, veramente da rifare. Sono rimasto molto soddisfatto anche del giro sopra, mi è piaciuto moltissimo, non c'ero stato mai, il panorama mozzafiato. Davide, sei il numero uno. Giornata e hanno partecipato molte macchine comunque interessanti per gli appassionati e non, e quindi soddisfatta personalmente. Vedi persone comunque da tutta Italia, dal mondo quasi. È veramente bello perché conosci tutte persone nuove, diverse mentalità a confronto. È veramente bella, la consiglio. Non importa che macchina o comunque quanti cavalli, siamo tutti amici e ci divertiamo tutti insieme. È stata un'esperienza indimenticabile.